Ciao a tutti, per realizzare questo saporito risotto prendete della coppa stagionata e tagliatene due belle fette. Tritatele e rosolate il riso con un filo d'olio. Noi abbiamo preferito non utilizzare la cipolla in quanto la coppa è un salume particolarmente grasso e quindi il gusto potrebbe risultare pesante. Una volta tritata la coppa mettetela nel riso e innaffiatela con il vino bianco. Fate cuocere con aggiunta di acqua e a metà cottura un pochino di latte per rendere il gusto leggermente più morbido. Continuare a cuocere. Quando il riso è praticamente cotto, mantecare con il formaggio ed eventualmente aggiustare di sale. Aggiungete il sale alla fine. Se vi piace, anche un pochino di pepe nero. Il tempio di Antala.